Anton Giulio, una diva degli anni della dolce vita che ti sarebbe piaciuto vestire? Ma tante, perché sono un po' quelle che rappresentano il mio stile, e soprattutto io, se sono stilista, lo devo soprattutto al cinema, perché è la mia più grande fonte di ispirazione. Quindi moda e cinema, un connubio strettissimo, indissolubile. Le mie più grandi passioni sono nate proprio in quel periodo lì, alla fine degli anni 50 e degli anni 60, quindi impossibile citarne solo una, da Silvana Manga, una Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Marilyn Monroe, che ne so, anche moltissime, anche la nostra Sofia Loren, perché no? Tantissime donne straordinarie che hanno fatto un po' la storia. Se noi siamo così, se facciamo degli abiti così belli, lo dobbiamo anche a queste icone del cinema a livello mondiale. Come straordinaria è la donna che ti accompagna questa sera, e lascio a te l'onore di presentare. Allora, lei è una top model a livello internazionale, reduce da tantissime campagne, sia di Benchere Intimo che di alta moda, testimoniale di grandi stilisti come Versace, Etro, e modestamente anche mia, è direttamente dalla Norvegia, è Miss Norvegia di un paio d'anni fa, si chiama Martha Lawrence, è una donna che ricorre spessissimo nelle mie fotografie e nelle mie sfilate, quindi insomma un piacere averla qui in Calabria. Poi sono calabrese, quindi insomma mi fa doppiamente piacere, insomma, fare gli onori di casa in questa bellissima Cosenza. Ormai anche tu affezionato a questa kermesse, ormai anche tu innamorato della primavera del cinema, sei ospite, diciamo, fisso. È vero, innamorato della kermesse del cinema, innamorato anche della città di Cosenza, che mi ha regalato bellissimi momenti e bellissime manifestazioni di affetto nella mia carriera, e quindi insomma una città della Calabria alla quale sono particolarmente legato, perché ho fatto moltissime sfilate, ho tantissime persone che mi vogliono bene, quindi insomma sono sempre felicissimo e onoratissimo di tornare in questa città fervida, moderna, che non ha nulla a che vedere, che non ha nulla a invidiare dalle città del nord, dove si fanno manifestazioni altrettanto belle.